buonasera a tutti e benvenuti a questa seduta consiliare venerdì 21 giugno 2024. Abbiamo deciso di convocare questa seduta in questa sede per dare l'opportunità a più persone di poter assistere e ci auguriamo e vi invito fin da ora a seguire le sedute del Consiglio Comunale anche in futuro. Quindi speriamo di avere presenze come stasera anche nei prossimi consigli comunali. Iniziamo con l'appello. Buonasera a tutti. Allora, il sindaco è presente. Ferro Renato. Peila Ilario Piercarlo. Muraca Alice. Azzolini Elena Martina, Zaccone Vincenzo Alessandro, Piazzese Desiree, Zappavigna Martina, Garoia Arianna, poi Mosciatti Paolo dimissionario, Duretto Flavio assente, Giovannini Giancarlo presente, Ciravolo Marco. Grazie agli intervenuti e grazie ancora al pubblico. Il primo punto all'ordine del giorno di questa seduta consiliare, che è la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, che è stato eletto con le votazioni dell'8 e 9 giugno scorsi. Il primo punto è insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei proclamati eletti sindaco e consiglieri comunali in seguito alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. A seguito dell'elezione sono state consegnate a tutti i componenti del Consiglio Comunale, sindaco e consiglieri, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Quindi ciascuno ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico di amministratore locale. Sono state sottoscritte le dichiarazioni da parte di tutti i componenti del Consiglio Comunale, e quindi sindaco, Ferro Renato, Peila Ilario Piercarlo, Alice Muraca, Azzolini Elena Martina, Zaccone Alessandro, Piazzese Desiree, Martina Zappavigna, Arianna Garoia, Duretto Flavio, Giovannini Giancarlo, Ciravolo Marco. Quindi, avendo acquisito queste dichiarazioni con le quali ciascuno appunto dichiara la propria compatibilità con l'incarico di sindaco e consigliere comunale, se non ci sono interventi, metterei ai voti questo punto. Non ci sono interventi, bene, mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime? Grazie. Sì, avevo chiesto prima. I sottoscritti Giovannini Giancarlo e Ciravolo Marco desiderano in primo luogo porgere il saluto a tutto il pubblico intervenuto in rappresentanza dei 701 elettori che hanno votato il candidato sindaco Paolo Mosciatti. Vogliamo far notare che le elezioni amministrative l'8 e 9 giugno hanno evidenziato una modesta affluenza alle urne pari al 66%. Rispetto al totale degli aventi diritto al voto nel comune di Bosconero. Traducendo in numeri,
su 2.665 aventi diritto al voto sono andate a votare 1.768 persone. Il consenso del sindaco eletto per il quinquennio 2024-2029 con i 1.010 voti è pari al 37,9%. Come gruppo consigliare Fare per Bosco Nero ci impegneremo a dare voce ai 701 elettori che ci hanno dato fiducia e agli astenuti che non hanno creduto ai due gruppi amministrativi che si sono confrontati in questa campagna elettorale. In particolare la nostra attenzione fin da subito sarà posta su queste criticità, ad oggi presenti essendo opposizione, quindi possiamo solo vigilare, che sono le code al passaggio a livello e la viabilità alternativa, la messa in sicurezza di vicoli e strade con relative asfaltature centrali e periferiche, migliore organizzazione del servizio della raccolta rifiuti, monitoraggio dell'effettiva attuazione dei lavori presso la scuola elementare grazie al finanziamento messo a disposizione dalla Regione di 762.102.000 euro a favore del Comune per l'adeguamento sismico e riqualificazione energetica a scuola primaria. Aumentare l'efficacia dei servizi al cittadino. In ultimo, ma non meno importante, continueremo a chiedere a gran voce l'istituzione delle commissioni consigliari, che permettono, secondo noi, il vero confronto politico-amministrativo tra maggioranza e opposizione. Perché quando le delibere arrivano in consiglio 8 contro 4, non permettono nessun dibattito. Vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie, mi permetto di commentare questa dichiarazione puntualizzando che i consiglieri, quindi tutti i consiglieri, non c'è distinzione tra maggioranza e minoranza, hanno degli strumenti per portare in consiglio comunale delle proposte, quindi non è esatto dire che il compito della minoranza è solo esclusivamente quello di vigilare anche, ma ci sono appunto gli strumenti, interrogazioni, le mozioni, le interpellanze per poter fare anche delle proposte. Quindi, insomma, questo mi sembra doveroso sottolinearlo, visto che questa sera il pubblico è numeroso e quindi è importante che si conoscano anche quelli che sono i ruoli, i compiti e i diritti, le competenze di tutti i componenti del Consiglio Comunale. Quindi diciamo che la differenza di consiglieri tra maggioranza e minoranza è una differenza esclusivamente numerica, perché i consiglieri hanno tutti lo stesso ruolo all'interno del Consiglio Comunale. Altra cosa è la Giunta, che è l'esecutivo, effettivamente, in quanto tale, ha il compito e il ruolo di prendere delle decisioni che poi vengono ratificate in Consiglio Comunale. E ancora una precisazione, quando il consigliere legge che cose che vengono, gli argomenti che vengono trattati in Consiglio Comunale si conoscono in Consiglio Comunale, ecco, anche questo non è esatto, perché come tutti i consiglieri, nel momento in cui viene convocato un Consiglio Comunale, ricevono tramite mail o comunque possono consultare e chiedere informazioni agli uffici sugli atti che sono portati in approvazione in Consiglio Comunale. Quindi non è esatto dire che gli argomenti trattati in Consiglio Comunale si conoscono in Consiglio Comunale, ma si conoscono in anticipo e quindi con quell'anticipo c'è la possibilità di chiedere informazioni se ci sono delle questioni su cui si ritiene di volere degli approfondimenti o fare delle proposte di modifica alle delibere. A questo punto mettiamo ai voti per l'immediata eseguibilità dell'insediamento del Consiglio Comunale, in modo tale che effettivamente sia insediato e possa essere, visto che poi ci sono delle deliberazioni che vanno a modificare la composizione di questo Consiglio Comunale, almeno è effettivo. Quindi votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli. Contrari, astenuti, unanime, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, giuramento del sindaco.
In qualità di sindaco e presidente di questo consiglio comunale, cedo la parola al consigliere anziano, non per età, ma per preferenze, Ferro Renato. Ai sensi dell'articolo 50, comma 11 del decreto legislativo numero 267 del 2000, il sindaco neoeletto Paolo Fornelis deve prestare giuramento innanzi al Consiglio Comunale durante la seduta di insediamento. Giuro di agire nell'interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento locale. Grazie. Sono trascorsi 10 anni. Qualcuno entrando mi diceva, beh, ma non è la prima volta, sei emozionata? Sì. È un impegno che sicuramente richiede tanto impegno, tanto senso del dovere, quindi ci sta che uno lo viva con il peso dell'emozione. Sono trascorsi 10 anni da quando ho giurato per la prima volta sulla Costituzione italiana, proprio qui, su questo palco, in occasione dell'insediamento del Consiglio Comunale, che vedeva la prima donna a rivestire il ruolo di sindaco. Così come in quella occasione, anche oggi vorrei dedicare questo momento al ricordo delle donne che sono state sedute in Consiglio Comunale e che hanno aperto la strada alle generazioni future, ed in particolare al ricordo di 2 donne che non sono più tra noi, Ricca Delfina e Pennazio Maria Teresa. Dicevo che sono trascorsi 10 anni da quel mio primo consiglio comunale da sindaco. Se dovessi fare un bilancio complessivo di tutti gli avvenimenti felici e di quelli più faticosi, non so quale sarebbe il risultato finale, se con segno positivo o negativo. Ma se sono qui stasera per iniziare il mio 3º mandato e perché insieme ai miei compagni di viaggio sono riuscita a trovare sempre stimoli e motivazioni a proseguire anche nelle circostanze avverse. Alla mia 2ª rielezione, una collega mi regalò una frase che conservo preziosa e che spesso a mia volta ho regalato. È una frase di Anton van Leit, tratto dal testo Mai troppo folle. E a volte ci si accorge di aver superato traguardi a cui nemmeno si usava puntare all'inizio dell'avventura. Il fatto è che il cammino, se condiviso con le giuste persone, risulta leggero, piacevole e la fatica lascia il posto alla voglia di agire, di dare, di essere. E ci si ritrova a voltarsi indietro in un giorno qualunque e a non credere ai propri occhi. Quanta strada, cose da folli. Non nascondo di aver avuto molti dubbi sulla mia volontà e sull'opportunità per il gruppo rispetto alla mia ricandidatura. Poi la condivisione con il gruppo ha sciolto ogni freno. In una riunione di qualche mese fa, alla mia domanda schietta rivolta al gruppo di maggioranza, «Allora, cosa facciamo alle prossime elezioni?» Il gruppo ha risposto in maniera compatta «Continuiamo insieme».
E con questo impegno e seguendo questo motto abbiamo affrontato l'esperienza di questa nuova candidatura, aprendo il gruppo a persone che condividessero il nostro stile, la nostra visione di servizio alla collettività, disinteressato e autentico. La rielezione per la terza volta del nostro gruppo consigliare è la conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. E i 1.010 voti ricevuti sono l'incoraggiamento a proseguire con impegno su questo percorso. Le preferenze accordate crediamo siano state conquistate principalmente attraverso gli obiettivi raggiunti in questi anni. E riteniamo che vincere con i fatti sia molto più gratificante, anche se più difficile, che vincere con le sole promesse. Per i risultati raggiunti, consentitemi di ringraziare i compagni di squadra che hanno condiviso con noi gli ultimi 5 anni di amministrazione. Castellino Martina, Rigardo Gianmario e Tamburelli Gabriele. E gli uffici comunali, che sono la indispensabile macchina operativa necessaria a realizzare i programmi di mandato. Proseguendo con i ringraziamenti, intendo rivolgerli anche a chi ha affrontato insieme a noi la corsa elettorale. Bagarello Alessandro, Mastroleo Umberto e Sireci David. La parola insieme, che compone il nome del gruppo di maggioranza, ci accompagna da molti anni ed è una quotidiana ispirazione nelle azioni e nelle scelte. L'amministrazione comunale, più di ogni altra istituzione, ha la responsabilità del contatto diretto, immediato con i cittadini che vivono il territorio. L'amministrazione comunale, soprattutto nei comuni delle nostre dimensioni, vive quotidianamente insieme alla comunità che amministra. Il presidente Mattarella, in occasione dell'apertura della 40ª assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha invitato i sindaci a recuperare il significato della parola municipio, un po' desueta, che si traduce nell'assumere un compito, un obbligo, un dovere verso i cittadini. I municipi devono essere laboratori di partecipazione democratica alla vita dello Stato e il nostro impegno per questi 5 anni è di attivare nuovi progetti di cittadinanza attiva, a partire dai più giovani fino a coinvolgere le diverse fasce di età. In questo ci saranno di grande aiuto i consiglieri neoeletti, che con lo sguardo di chi si affaccia per la prima volta al contesto amministrativo riesce a cogliere e condividere con i più anziani di servizio aspetti innovativi e inesplorati. Italo Calvino, nel testo Le città invisibili, sogna e descrive luoghi immaginari, dove però il reale è vivo e l'ideale continuamente lo interroga e lo sfida. Calvino definisce la città come un tutto in cui nessun desiderio va perduto e di cui tu fai parte. Ecco, con questo sguardo intendiamo amministrare in questi 5 anni, ancorati alle nostre radici da conservare, ma proiettati al futuro, grazie alla capacità di continuare e sognare e di ascoltare i sogni dei cittadini. E chi, meglio dei più giovani, può aiutarci a inseguire i sogni? Proprio per questo, la scelta di nominare come vice sindaco una giovane che, nonostante l'età, ha dimostrato capacità e competenze. Questa scelta è il primo atto che testimonia come questa amministrazione intenda costruire opportunità e occasioni per le giovani generazioni. Non solo promesse, ma azioni concrete. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ancora a Elena Azzolini, che ha ricoperto il ruolo di vice sindaco per 10 anni
e che è stata per me una fondamentale, straordinaria possibilità di confronto costante. Come dico sempre a tutti, mi fido più di lei di quanto mi fidi di me stessa. Non dimenticherò mai le lunghe giornate nel periodo Covid, nelle quali Elena non mi ha mai lasciata sola e ha saputo starmi vicina anche nel silenzio, in tutte le circostanze difficili di quel periodo. La squadra, in quel periodo, è stata la mia vera forza. Questo l'avete già sentito e forse già letto sul programma elettorale, ma ci tengo a rileggerlo perché qui dentro sta davvero la mia forza e la mia decisione di continuare insieme. La squadra è stata la mia vera forza, la mia insostituibile fonte di coraggio, di ispirazione e di tenacia in questi anni. Senza i miei compagni non sarei riuscita a portare avanti il peso dell'amministrare in un periodo così complesso. Un proverbio dice: se vuoi andare veloce, corri da solo, ma se vuoi andare lontano, vai insieme ad altre persone. Mettiamo i voti la presa d'atto del giuramento del sindaco. Io non voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime? Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, comunicazione da parte del sindaco dell'avvenuta nomina della giunta comunale e approvazione degli indirizzi generali di governo per il quinquennio 2024-2029. L'anno 2024, il 20 del mese di giugno, alle ore 12:15, nel Palazzo Municipale, la sottoscritta Paola Forneris, sindaco del comune di Bosconero, in seguito alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, assistito dal segretario comunale, signora Carrera, dottoressa Daniela, visti gli articoli che disciplinano la composizione delle giunte comunali, lo statuto comunale e in particolare l'articolo 17 dello statuto comunale, ai sensi del quale la giunta comunale è composta rispettivamente dal sindaco e da due o quattro assessori da lui designati, anche tra cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Tutto ciò premesso, nomino assessori del Comune di Bosconero per il mandato 2024-2029 i seguenti consiglieri comunali con le seguenti deleghe: Ferro Renato, che si occuperà, come la tradizione, di agricoltura e lavori pubblici. Pella Ilario Piercarlo, che si occuperà di commercio, artigianato e attività produttive. Muraca Alice, che si occuperà di politiche sociali, che fino allo scorso mandato erano in capo al sindaco e invece in questo nuovo mandato la delega è a Muraca Alice. Grazie. Azzolini Elena Martina avrà la delega all'urbanistica, all'edilizia privata e alla frazione Mastri, delega che non era mai stata formalizzata, ma riteniamo importante, oltre alla commissione Mastri, anche formalizzare la delega
all'assessore Azzolini. Grazie. E già nel mio discorso avevo dato un'anticipazione, poi appunto questo era un atto pubblico, quindi probabilmente già qualcuno lo sapeva, ma l'assessore signora Muraca Alice è nominata vice sindaco. Lascio un attimo la parola al vice sindaco. Sarò molto breve. Io ci tenevo solo a ringraziare innanzitutto tutti per il sostegno e Paola per aver scelto di conferirmi questo incarico. Sono veramente onorata perché è la mia prima volta in amministrazione e non mi aspettavo tutto questo sostegno e tutta questa fiducia, soprattutto dai nostri compagni che sono già in amministrazione da tanti anni. Però, insomma, il motivo di questa scelta Paola l'ha detto e penso che sia molto importante per noi nuovi candidati. E penso che siamo un'ottima squadra, quindi non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Basta. Grazie. Prima di procedere, vorrei ancora comunicare gli incarichi che il sindaco ha conferito ai consiglieri di maggioranza. Al consigliere Zaccone Alessandro, la delega all'ambiente, allo sport e alle manutenzioni in supporto dell'assessore. Alla consigliera Piazzese Desiree, la delega alla comunicazione e alla digitalizzazione. È una grande esperienza, questo è un periodo in cui la transizione digitale attraversa tutte le realtà, compresa quella amministrativa, quella comunale, e quindi sicuramente avere una persona competente è un grande vantaggio. Alla consigliera Zappavigna Martina, la delega in carico alle manifestazioni, ai rapporti con le associazioni e alle politiche dell'infanzia e giovanili. E alla consigliera Garoia Arianna, in continuità, la delega alle scuole, alla biblioteca e al consiglio comunale dei ragazzi. E poi ci tengo sempre a sottolineare che nei comuni delle nostre dimensioni in realtà i carichi sono importanti e hanno un grande valore perché sono il riferimento le persone per gli uffici, per la popolazione su quelle tematiche. Ma in realtà un'amministrazione che funziona e che lavora condivide tutti i progetti, quindi in realtà sui vari temi poi ci si interseca e si collabora. Quindi chiederei un applauso per tutti loro. Su questo non c'è votazione perché è una comunicazione. In questo punto c'è anche l'approvazione degli indirizzi generali di governo. Ecco, non noleggerò tutto il programma perché sarebbe lungo, ma l'avete avuto modo di leggerlo, se volete è pubblicato all'albo pretorio, perché nel momento in cui la lista ha presentato la propria candidatura ufficialmente, ha dovuto depositare in forma ufficiale il proprio programma di mandato. E per quanto riguarda la lista Insieme per Bosco Nero, quindi il gruppo di maggioranza, il programma che è fisso all'albo pretorio, quindi è online, è esattamente corrispondente al programma che tutti voi avete ricevuto nella buca delle lettere o nei momenti di confronto. Ha solo un altro formato grafico, ma il contenuto è esattamente lo stesso. Quindi vi invito ad andare a vederlo se avete necessità o a chiedercelo se volete seguire punto a punto in questi 5 anni se manterremo gli impegni che ci siamo presi. Il nostro programma riguarda gli ambiti dell'agricoltura, nel quale abbiamo
intenzione di continuare la cura del territorio per quanto riguarda gli aspetti legati all'agricoltura, quindi i terreni e in particolar modo in collaborazione con gli agricoltori, con il consorzio irriguo, tutta la gestione della rete irrigua del nostro territorio, con la realizzazione di migliorie, quindi di tratti di nuovi fossi irrigui piuttosto che di deviazioni o scolmatori, un progetto sul quale vogliamo fin da subito iniziare uno studio insieme agli esperti in tema idraulico è quello della conservazione delle acque e al limite della dispersione delle acque. In questi giorni, in questi mesi, le piogge sono state copiose e quindi sarebbe importante provare a studiare dei sistemi per poter conservare queste acque per uso irriguo. Per quanto riguarda l'ambiente, quindi tutto il tema legato all'ecologia, quindi sostenere i progetti di educazione ambientale in collaborazione con le scuole, con le associazioni, con tutta la popolazione per sensibilizzare sempre di più tutti i cittadini su queste tematiche, in quanto lo slogan che spesso sentiamo è che non abbiamo un pianeta B, questo abbiamo, questo dobbiamo preservare, questo dobbiamo curare. Per quanto riguarda l'ambiente, anche il tema delle energie rinnovabili, quindi la sostituzione degli impianti di illuminazione e di riscaldamento che ancora non sono con energie rinnovabili o con luci a LED, quindi con minor consumo. E per quanto riguarda invece il tema ambientale legato ai rifiuti, l'ampliamento impegno che ci siamo presi con Tecnoservice già durante le serate informative, nel momento in cui è cambiato il sistema di raccolta, i tempi di Tecnoservice non sono spesso quelli attesi dalla popolazione o dalle amministrazioni, ma ci siamo sentiti poco prima delle elezioni dicendo: se ci saremo di nuovo noi, sappiate che il giorno dopo vi chiamiamo. E così è stato, per cui abbiamo fissato un incontro già la prossima settimana con la dirigenza di Tecnoservice per portare avanti il progetto che consiste nell'ampliamento del punto di raccolta che noi abbiamo la fortuna di avere a Bosco Nero, e per ampliamento intendo sia come tipologia di materiale che si può conferire in questo centro di raccolta, sia ampliamento dei giorni e di orari di apertura, proprio per migliorare questo servizio alla popolazione. Cultura, sport e tempo libero, l'ho detto già prima, per noi è importante investire sui giovani e quindi attraverso progetti, iniziative in collaborazione con le scuole e con le associazioni locali, promuovere iniziative che possano dare spazio sia di divertimento, ma non solo, anche di cittadinanza attiva. È importante che i giovani facciano esperienza di gestione di iniziative e manifestazioni a partire dalle associazioni e poi si avvicinino anche all'amministrazione pubblica. E questo è uno dei criteri principali con i quali la maggioranza, il nostro gruppo, ha sempre scelto e accolto all'interno del proprio gruppo i vari componenti, sempre andando a scegliere tra persone che in qualche modo si sono messe in gioco e hanno sperimentato l'amministrazione a livello associativo, a livello aggregativo. Frazione Mastri, il punto principale è il confronto costante con la commissione che sarà a breve rinominata, in quanto quella precedente aveva la durata del mandato, quindi con il rinnovo del Consiglio Comunale è necessario rinominare la commissione Mastri, e in stretto
contatto, in stretta collaborazione con la Commissione, portare avanti quelli che sono i progetti necessari per migliorare alcune situazioni in frazione. Lavoro imprese, in sinergia con le attività produttive e con il supporto di Camera di Commercio e l'assessorato al regionale all'attività produttive, c'è l'intenzione di, ne abbiamo già fatto in passato, quindi di replicare momenti di incontro per poter conoscere quelle che sono magari le possibilità di finanziamento, di accesso a contributi per poter valorizzare le attività commerciali esistenti. Un altro importante punto legato al tema delle attività commerciali produttive è il continuo scambio di informazioni che l'assessore, attraverso, ormai si usano i gruppi WhatsApp, sono gruppi informali ma anche molto diretti e immediati, quindi attraverso l'utilizzo di questi strumenti dare informazioni immediate su normative, decreti regionali piuttosto che altre questioni. Sicurezza, il punto a cui noi siamo più legati è sicuramente l'individuazione di un'area per l'atterraggio notturno del soccorso, in modo tale che se durante il giorno può atterrare in qualsiasi campo libero, invece la notte è più complicato e quindi l'intenzione è quella di individuare proprio un'area dove poter realizzare questo punto di atterraggio notturno per garantire un più facile intervento in caso di necessità. E sempre collegato alla sicurezza in quanto salute, quindi sicurezza legata alla salute delle persone, continuare i percorsi già intrapresi con la Croce Rossa sia per promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività della Croce Rossa, quindi già con il Presidente, anche qui ci siamo sentiti prima delle elezioni e ci siamo detti se ci saremo noi ci sentiamo e portiamo avanti un nuovo corso in modo da aumentare il numero di volontari. Ecco, a questo proposito vorrei fare un piccolo accenno. Il periodo Covid è stato un periodo in cui la Croce Rossa ha dato l'opportunità di formarsi come volontari temporanei. Non si potevano in quel momento fare i corsi, ovviamente, perché ognuno era a casa propria, ma la Croce Rossa, per coinvolgere i volontari, in quel momento ha attivato dei corsi online ai quali numerosi ragazzi bosconeresi hanno aderito e in quel periodo poi si sono messi a disposizione della collettività per non chiaramente fare il soccorso nel senso insomma, reale del termine, perché chiaramente con un corso online non si può diventare operatori di primo soccorso, ma soccorso in termini di spesa o piccole necessità. E da questo gruppo numerosi poi hanno continuato, si sono formati e tuttora sono volontari in Croce Rossa. E ci tengo a sottolineare questo aspetto perché è sicuramente un approccio importante, cioè in un momento di fatica cogliere un'opportunità per imparare e per fare un'esperienza che poi è diventata un'attività di volontariato. Servizi alla persona, ce ne sono tantissimi, quindi non li elenco, ma sicuramente qui i nuovi sono stati importanti anche nello stilare questo programma, un programma che è stato stilato insieme. Fin dalla prima sera abbiamo distribuito a ciascuno dei fogli bianchi con i titoli, quelli che vedete qua, e ciascuno la sera stessa, nei giorni successivi a casa, ha potuto compilare queste schede mettendo quello che dal suo punto di vista di cittadino, che soprattutto i nuovi non avevano mai partecipato alla vita amministrativa e quindi hanno sicuramente uno sguardo diverso che è fondamentale, perché quando uno amministra spesso è concentrato sul suo percorso e magari non coglie degli aspetti che sono un pochino più
periferici e quindi le persone che invece hanno fatto parte del gruppo, tra cui quelle che sono sedute qui, ma anche gli altri, hanno portato un grande supporto perché dalla loro esperienza di figli, genitori, persone che praticano attività sportive, insomma cittadini, hanno potuto portare all'interno del programma quelle che sono poi le necessità di ciascuno di voi. Per quanto riguarda la scuola, sicuramente il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stata un'esperienza molto bella e proficua di questi anni, perché è stato un percorso di cittadinanza attiva molto importante. Grazie alle proposte dei ragazzi si sono già avviati dei progetti e quindi è stato importante poterlo portare avanti e crediamo che si debba ancora continuare su questa strada. Per quanto riguarda i lavori alla scuola, come sapete il Comune ha fatto un'indagine di vulnerabilità sismica sulla scuola e adempimento che dovrebbe essere fatto da tutte le amministrazioni per quanto riguarda gli edifici sensibili, cioè quelli che ospitano persone in numero consistente per una durata importante di ore. E tutti gli edifici, nel momento in cui fanno queste indagini di vulnerabilità sismica, gli edifici costruiti negli anni 60, 70, insomma, le scuole nostre si riferiscono a quegli anni, non sono certamente aderenti a quelle che sono le attuali normative antisismiche, quindi stiamo parlando di sismico e non di stabilità, che sono due cose molto diverse, quindi un edificio è stabile ma non è adeguato alla nuova normativa antisismica, quindi il Comune ha già fatto questo studio di ricerca per verificare quelle che erano l'aderenza dell'edificio, della struttura alla normativa attuale, in quanto le classificazioni sismiche sono cambiate negli ultimi anni, e ha già incaricato un ingegnere, un architetto, che hanno realizzato un progetto. Questo progetto è già stato presentato al Ministero e alla Regione Piemonte e sono già stati anche riconosciuti dei contributi. Quindi è un'attività che non è iniziata pochi giorni fa, è un'attività che è iniziata parecchio tempo fa, stiamo parlando di qualche anno fa, quando è iniziato l'iter della valutazione sismica e che procederà sicuramente in questi prossimi mesi. Per quanto riguarda territorio urbanistica, anche qui il presidio costante con l'assessorato regionale ai trasporti, con l'Agenzia della Mobilità Piemontese, con RFI e Trenitalia, quindi tutte le autorità che a diverso livello, nel caso della Regione Piemonte, si occupano della nostra ferrovia. Noi avevamo già presentato un progetto a GTT alla Regione Piemonte prima che la ferrovia passasse a Trenitalia e RFI per il superamento del passaggio a livello della stazione attraverso la costruzione e la realizzazione di una strada che colleghi il strada dei Colleri con il cavalca ferrovia già esistente, in modo da consentire una viabilità alternativa in caso di chiusura del passaggio a livello. Purtroppo nel 2020, cioè purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, per certi aspetti per fortuna, ma per quello che riguarda noi nel 2020 c'è stato GTT, è uscita dai giochi, quindi è entrata Trenitalia che ha vinto la gara d'appalto per gestire i treni, quindi Trenitalia gestisce i mezzi, i treni, RFI invece gestisce l'infrastruttura, quindi la ferrovia, le rotaie e i passaggi a livelli. Nel momento in cui RFI e Trenitalia sono diventati i gestori del trasporto e della ferrovia, hanno attivato una serie di interventi e i primi interventi che sono stati attivati hanno riguardato la messa in sicurezza di tutta la tratta
attraverso l'installazione di un sistema che si chiama CMT, controllo marcia treno, ed è un sistema automatico che consente al treno di poter andare di nuovo a delle velocità più elevate. Se vi ricordate, a causa di un incidente che c'era stato in Puglia, in un tratto di una ferrovia monorotaia come il caso della nostra, avevano a livello nazionale, l'autorità nazionale di gestione dei trasporti aveva ridotto i chilometri, la velocità, per tutte le ferrovie che non erano dotate di sistemi di sicurezza, tutte le ferrovie monorotaia che non avevano i sistemi di sicurezza. E quindi, se vi ricordate, il nostro treno aveva ridotto in maniera abbastanza importante la velocità di percorrenza. Quindi il primo intervento che RFI e Trenitalia hanno attivato su questa tratta è stato proprio questo, di messa in sicurezza attraverso questo sistema, in modo da far ritornare i treni alla velocità precedente. Successivamente, adesso, avvieranno invece gli interventi strutturali, tra i quali il nostro progetto. Per quanto riguarda l'ultimo punto, completamento lavori in cantiere, prima delle elezioni erano già stati avviati alcuni progetti, e mi riferisco alla nuova rotonda della zona dei campi sportivi, quindi l'incrocio tra via Nigro e via Trieste. Anche qui con Città Metropolitana si è già concordato il progetto, c'è stato già sopralluogo con i tecnici di Città Metropolitana, in modo tale, visto che la strada è di competenza di Città Metropolitana, in modo da concordare il progetto. Quindi anche questo è un progetto, adesso dovremo incontrare Città Metropolitana per definire anche la compartecipazione economica che Città Metropolitana, il Vice Sindaco Suppo Metropolitano ha dato la disponibilità, oltre al supporto tecnico, anche ad un intervento economico, quindi incontreremo nelle prossime settimane per capire quale sia l'entità di questo intervento economico. Il collegamento e l'apertura di alcune strade, quindi il collegamento tra Vicolo Forno con via Golizia e di via Galileo Ferraris con via Pravia e via Trento, in modo tale da migliorare la viabilità in queste zone dove è un po' congestionata. Anche qui c'è già stata la cessione da parte dei proprietari, c'è già un progetto e quindi a breve anche qui saranno aperte queste due strade. Il rifacimento del parco giochi nella zona degli impianti sportivi, sono già stati installati gli attrezzi per l'attività sportiva, dobbiamo completare ancora con alcuni attrezzi, e poi c'è un progetto per il rifacimento completo dell'area giochi bambini. Era un'iniziativa che avremmo voluto realizzare già all'inizio di quest'anno, ma purtroppo a causa dell'Agenzia delle Entrate, che sta impiegando parecchio tempo a dare delle risposte su una pratica per una concessione che abbiamo concordato con delle società di antenne telefoniche, appena l'Agenzia delle Entrate sbloccherà questa situazione, siamo pronti a procedere con questi lavori. E sempre con questi fondi, che siamo in attesa che si sblocchino, andremo a rifare il pavimento del campo da tennis coperto, che è una delle attività che interessano gli impianti sportivi, anche alcuni lavori di completamento per quanto riguarda il campo da calcio. L'amministrazione prima delle elezioni ha presentato un progetto su un bando della Regione Piemonte, l'assessorato allo sport, per la costruzione di nuovi spogliatoi. Non è ancora stata resa nota la graduatoria, anche la Regione, come sapete, è andata a elezione, quindi ci vorranno i tempi tecnici per la definizione, per l'insediamento della nuova giunta, del nuovo consiglio regionale, e poi insomma, speriamo, siamo fiduciosi che
questa graduatoria ci dia un'opportunità. E lo dico perché è stata la prima attività che questa amministrazione ha compiuto. La scorsa settimana è stato presentato sempre alla Regione Piemonte l'assessorato alle infrastrutture, viabilità, trasporti, un progetto per quanto riguarda l'acquisto di un nuovo mezzo per i vigili del fuoco. Quindi anche qui siamo in attesa di conoscere la graduatoria, il punteggio che è uscito dai criteri inseriti nella piattaforma era buono, è vero anche che i distaccamenti dei vigili del fuoco sono tanti e quindi insomma ci auguriamo che anche questa iniziativa possa avere corso. Un'altra comunicazione, mi chiedo scusa, mi sono dimenticata prima quando ho parlato degli incarichi, delle nomine, poi sono partita con il programma, la nomina da parte del gruppo di maggioranza del capogruppo. E come capogruppo abbiamo individuato e scelto Zaccone Alessandro. È stato confermato come capogruppo, devo dare merito perché ha la capacità in molte situazioni dove magari c'è un po' di tensione di stemperare con ironia, con leggerezza, riesce sempre a farci ritornare a volte scherzando e quindi riteniamo che per queste anche, non solo per questo, ma ci tenevo a sottolineare questa sua caratteristica e ringraziarlo perché davvero in questi anni è stato capace di alleggerire a volte in situazioni in cui c'erano magari situazioni complesse da affrontare e questo serve. In un gruppo, io non faccio sport, però sento dire che da chi fa sport che lo spogliatoio è saper gestire e far insomma star bene gli atleti nello spogliatoio è una grande qualità, quindi grazie. A questo punto mettiamo ai voti la presa d'atto. Sì, chiedo scusa. Grazie. Noi voteremo sì perché vorremmo vigilare sulla risoluzione delle problematiche e sul mantenimento delle vostre numerosissime promesse elettorali scritte nel vostro programma, che se non erro sono circa 80 sottopunti. Quindi assolutamente con forza votiamo sì, perché avremo la forza di vigilare e di controllare sia la risoluzione delle problematiche da voi descritte e sia delle promesse che avete messo sul programma elettorale. Grazie, a questo punto mettiamo ai voti la presa d'atto della comunicazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime? Grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, determinazione degli indirizzi generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Questa è una delibera che normalmente si porta in approvazione in occasione dell'insediamento e va a definire appunto quelli che sono i criteri che verranno seguiti ogni qualvolta ci sarà la necessità di nominare un rappresentante del comune presso associazioni, enti o aziende private. Nel caso del comune di Bosconero in realtà non ci sono, al di là delle nomine per la scuola dell'infanzia, non ci sono altre situazioni al momento nelle quali il comune deve nominare dei rappresentanti presso appunto altri enti, se non nella propria
competenza nel proprio ruolo di assessori o consiglieri. Ci sono tutta una serie di criteri che i consiglieri hanno ricevuto, se qualcuno lo richiede io li leggo, ma insomma è un elenco lungo, di fatto sono insomma, dei criteri che vanno a definire, che chiaramente si devono fare le nomine attraverso consultazione insomma, del curriculum, del profilo professionale e personale della persona sulla base dell'incarico che si deve andare a, a indicare, quelle che sono invece le caratteristiche che non deve avere, per cui gradi di parentela, piuttosto che quindi sono dei criteri che sono diciamo di ordine generale, non specifici per il comune di Bosconero. Quindi se non ci sono domande, prego. A noi farebbe piacere anche essere come si, utilizzati per poter essere far parte di queste come si può dire, queste organizzazioni per cui hanno bisogno di consiglieri comunali. Come detto prima, se siamo importanti nell'analizzare, nello svolgere i documenti, presumo che verremo anche chiamati per questi argomenti. Grazie. Sì, come dicevo, l'unica situazione in questo momento, poi magari nei prossimi mesi ci saranno altre situazioni, l'unica situazione in cui il comune, il sindaco, nomina dei rappresentanti del comune in enti esterni è la scuola dell'infanzia, la scuola Pagliassotti. E nella situazione di specie non possono essere membri del consiglio comunale. Quindi in questo caso specifico, che è l'unico che in questo momento è vigente, non... quindi ringrazio per la proposta, ma al momento non ci sono diciamo, nomine che possono coinvolgere i componenti del Consiglio Comunale. Qualora ce ne fossero, insomma, terremo conto in base alle vostre competenze. Mettiamo ai voti, quindi chi è favorevole? Contrari, astenuti, unanime, grazie. A questo punto chiedo di mettere ai voti lo spostamento degli ultimi due punti all'ordine del giorno. Il quinto punto all'ordine del giorno è la commissione elettorale comunale, elezione dei nuovi membri appartenenti al Consiglio all'interno della commissione elettorale. L'ultimo punto invece è la surroga del consigliere dimissionario Paolo Mosciatti con della lista Fare per Bosconero con la persona, il candidato consigliere che è subito dopo gli altri tre consiglieri entrati che è Sara Laurino. Quindi proporrei a questo punto di invertire questo punto all'ordine del giorno e quindi se siete d'accordo lo mettiamo ai voti, farei prima la surroga e poi la commissione elettorale in modo da dare la possibilità a tutti i consiglieri che comporranno il consiglio comunale di essere eletti all'interno della commissione elettorale. Quindi se consiglieri sono d'accordo metto ai voti, chi è favorevole a invertire i punti all'ordine del giorno? Contrari, astenuti, unanime, grazie. Dunque, dicevo prima, surroga, cioè la sostituzione del consigliere dimissionario, signor Mosciatti Paolo, della lista Fare per Bosconero. Esame e condizioni di eleggibilità e di compatibilità della signora Sara Laurino. In data 12/6/2024, martedì, il signor Mosciatti, consigliere Mosciatti Paolo, proclamato consigliere del gruppo consigliare Fare per Bosconero, in quanto candidato sindaco non eletto, comunicava di rinunciare alla carica di consigliere comunale, quindi ancora prima di ricevere la nomina
di consigliere comunale ha rinunciato con dimissioni che ha consegnato di suo pugno in comune il giorno 12. Quindi, come dicevo, in ordine di preferenze, oltre ai tre consiglieri, quindi Giovannini, Ciravolo e Duretto, la persona che in graduatoria viene per numero di preferenze è la signora Laurino Sara. Sono stati richieste anche da parte della signora Laurino Sara le dichiarazioni di compatibilità alla carica, quindi quelle che ho letto all'inizio, abbiamo acquisito anche quelle appunto della signora Laurino Sara, e pertanto la signora Laurino Sara ha dichiarato anche ha eletto il domicilio a Bosconero, non essendo residente, e quindi si è potuto procedere con questa surroga. Quindi mettere ai voti, se non ci sono domande e interventi. Quindi metterei ai voti, questo la delibera consiste nel far subentrare al dimissionario Paolo Mosciatti la signora Laurino Sara. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime? Grazie. Mi permetto a tal proposito di dire che insomma ho accolto con grande dispiacere la dimissione del candidato Mosciatti Paolo. Intanto perché io ritengo che in qualsiasi ruolo uno venga nominato dagli elettori comunque abbia il diritto e il dovere di portare avanti il proprio impegno, e ancora di più spiace perché non era un semplice consigliere ma un candidato a sindaco, e quindi le preferenze che la lista Fare per Bosconero ha preso sicuramente erano anche preferenze abbinate al candidato sindaco, e quindi con dispiacere ho appreso che con queste dimissioni così immediate, ripeto, ancora prima che venisse comunicato attraverso comunicazione ufficiale che era stato eletto come consigliere comunale, abbia scelto di rinunciare, probabilmente anche mancando un po' all'impegno che si era preso con i cittadini che nella lista avevano comunque individuato un candidato sindaco, e questo sinceramente spiace. Dopodiché chiaramente ognuno è libero di fare le proprie scelte e per motivi personali decidere di lasciare in maniera così improvvisa un incarico come quello di consigliere comunale dopo aver deciso di candidarsi come sindaco, però ecco, credo che non sia piacevole, soprattutto, ripeto, per gli elettori che hanno scelto la lista Fare per Bosconero. A questo punto prego. Poi non interrompo più, ma noi invece ringraziamo Paolo Mosciatti, perché poi ognuno nella propria personale può avere dei problemi, delle opportunità, quindi non stare a giudicare, però ha dato la possibilità, come avete fatto voi, a dei giovani, quindi non più tanto giovani, però di poter fare attività amministrativa. Dopo anni di maggioranza, Paolo Mosciatti l'esperienza ce l'aveva, e con grande momento mentale e visione verso il futuro ha voluto dare la possibilità anche a Sara Laurino di sedersi qua in opposizione, ricordando che è stata eletta a pari merito con Marco Ciravolo. Quindi questo passaggio che ha fatto Paolo, per non far dispiacere nessuno delle due persone eletta a pari merito, ha invece secondo me un valore morale più alto, per non dare un dispiacere a nessuno delle due. Grazie. Grazie. Allora, a questo punto passiamo alla nomina dei componenti della commissione elettorale. Allora, a questo punto dobbiamo procedere con i voti. Spiego, devono essere eletti due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza effettivi,
e poi due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza supplenti. Quindi procediamo al voto. In questo momento si può procedere con un solo nome sui bigliettini che avete ricevuto, quindi ognuno può scrivere un solo nome. Per quanto riguarda, adesso facciamo la votazione degli effettivi. Il sindaco, in quanto presidente della commissione elettorale, non vota. A questo punto invito un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza per lo spoglio. Se venite gentilmente qui al centro. Membro effettivo Giovannini. Piazzese. 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 Giovannini. Zappavigna. 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 Grazie. Vi potete accomodare, così poi procediamo con la seconda votazione. Allora, risultano eletti come membri effettivi per quanto riguarda il gruppo di minoranza Giovannini Giancarlo con due preferenze. Membro effettivo del gruppo di maggioranza Zappavigna con quattro preferenze e Piazzese con quattro preferenze. Adesso analogamente procediamo con l'elezione dei supplenti, quindi anche qui un solo nominativo. Se vogliono venire gli stessi scrutatori che ormai hanno imparato. Garoia. Pella. Pella. Laurino. Pella. Pella. Garoia.
grazie. Risultano eletti come membri supplenti per il gruppo di minoranza Laurino Sara con 2 preferenze, Caroia Arianna con 4 e Pele Lario 4 per il gruppo di maggioranza. Mettiamo ai voti la nomina, rileggo se volete, così. Risultano eletti come membri effettivi Piazzese e Zappavigna per il gruppo di maggioranza, Giovannini per il gruppo di minoranza e supplenti Garoia e Peila per il gruppo di maggioranza e Laurino per il gruppo di minoranza. Quindi mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime? Grazie. Questo era il quinto, ma spostandolo, ultimo punto all'ordine del giorno. Quindi concludo semplicemente ringraziando ancora voi per la presenza questa sera e augurando a ciascun componente di questo Consiglio Comunale, quindi in primis a me stessa, di poter lavorare in questi 5 anni accompagnati da questo spirito di visione verso il futuro, attraverso un impegno costante, la legalità, il rispetto reciproco e soprattutto con il rispetto dei cittadini che hanno scelto ciascuno di noi per essere qui in rappresentanza della popolazione intera. E con questo davvero buon lavoro a tutti. Grazie. In questi giorni ci sarà, è già iniziata la festa patronale, quindi l'invito è a ciascuno in base alla propria età e alle proprie preferenze, ecco, a partecipare ai vari momenti della vita comunitaria che vivrà Bosco Nero nelle prossime settimane. Quindi a partire, solo un attimo, a partire dalle situazioni, dalle celebrazioni religiose, ai momenti invece più ludici e aggregativi organizzati sul territorio dalle associazioni. E buona festa patronale!